Salve a tutti, bentornati sul canale. Oggi parliamo di una penna giapponese, una Platinum, come abbiamo potuto vedere dalla scatola iniziale, una bellissima scatola in carta giapponese. E questa è la scatola che contiene la nostra penna, è un cofanetto in legno e andiamola subito a scoprire. Mentre scopro la penna, volevo ricordarvi di iscrivervi al canale e attivare la campanella in modo da non perdervi i futuri video. E questa è la nostra penna, che è una Platinum Izumo Uruscita Menuri. È una fra le più belle penne della Platinum e adesso la vediamo in dettaglio. Vediamo prima cosa c'è nella confezione. Nella confezione abbiamo una serie di piani di carte. Intanto, come possiamo vedere, no posting, cioè questa è una penna Urushi, quindi è bene non postare il cappuccio all'indietro, quindi non inserire all'indietro il cappuccio anche se possibile. Qui ce lo ripetono, poi ci sono altre scritte in giapponese di cui non so darvi conto, le istruzioni della penna. Un altro del Tian, informazioni sempre in giapponese sulla penna stessa e la garanzia. Qui abbiamo una custodia non particolarmente imbottita, ma carina, una custodia per la penna e con questa clip. Bene, ma ora è venuto il momento di occuparci della penna. Questa, appunto, abbiamo detto che è la Izumo Tamenuri in lacca Urushi della Platinum ed è la Akatame perché la Akatame è caratterizzata da questi anellini rossi. Qui, mentre poi esistono altre varianti che sono la Kurotame che è completamente nera, la Sorotame che è verde e la Biwatame che li ha marroni. E una pennella Urushi, Urushita Menuri, che vuol dire che sono state fatte varie stratificazioni di questa lacca, quindi è una lacca Urushi a diversi strati. Esistono varie varianti della lacca Urushi. Questa è una lacca giapponese antichissima e molto molto resistente. La penna è assolutamente essenziale, la clip è abbastanza utilizzabile e adesso andiamo a scoprire anche il pennino. Ecco la penna e il suo pennino. Il pennino è un President da 18 carati, in questo caso è un F. Viene prodotto, il pennino è prodotto anche in broad e in medium, ma in questo caso abbiamo un F giapponese, quindi scriverà particolarmente fine. E peraltro, come possiamo vedere, rispetto alla penna non è particolarmente grande, cosa che personalmente non mi piace moltissimo. Vediamolo più da vicino. Questo è il pennino con il suo feeder in plastica. È un President, è uno dei pennini più, diciamo,
dei pennini più di punta della Platinum e è una penna, come possiamo vedere, a cartuccia converter, dove la cartuccia della Platinum è una cartuccia proprietaria, quindi anche il converter è un converter proprietario. Il corpo della penna è decisamente pesante anche per la lavorazione urushi e qui si notano meglio gli anellini rossi di cui vi dicevo. Ve ne è anche uno sul cappuccio. La penna ha una discreta dimensione paragonabile a quella di una Safari, probabilmente. Il peso non è eccessivo, ma è un buon peso. Il cappuccio, come dicevamo, non è calzabile all'indietro, essendo questa lacca urushi, e la penna si presenta in una linea molto giapponese essenziale, assolutamente una linea essenziale. Adesso non ci resta che provarla. Andiamola a provare con questo Classic Ink della Platinum Cassis Black, che è un inchiostro della Platinum. Qui nella scatola ci sono anche le informazioni in giapponese. Questo è un inchiostro giapponese, fondamentalmente ferrogallico, presumo, da qualche parte c'è scritto, qui c'è qualche informazione. E questo è il calamaio in vetro e ora la carichiamo con questo Cassis Black. Ecco, il calamaio contiene anche il cono per agevolare il caricamento. Allora, andiamo a scrivere con questa Platinum. Izumo. Akatame. Tamenuri Akatame. Katame è la variante, come vi dicevo, per l'anellino rosso. Vedete come cambia colore l'inchiostro e non me ne vorrà il mio amico del canale Stilograficamente, che vi consiglio di vedere insieme al mio naturalmente, ma sto scrivendo con un fine, non essendo in possesso di un pennino più grande, anche se in questo caso effettivamente lui, che è un amante dei pennini larghi, effettivamente con questo inchiostro meriterebbe un pennino molto molto largo per poter apprezzare meglio lo shading dell'inchiostro. Questo è il Platinum Cassis Black. Ho
Ovviamente il pennino scrive magnificamente, anche se è un fino ed è estremamente rigido. Trovo un ottimo feedback, un ottimo flusso, almeno con questo inchiostro. È veramente piacevolissimo scrivere. Ovviamente, cosa dobbiamo dire di questa penna? È una penna stupenda, ma ahimè, è anche una penna estremamente costosa. Sicuramente un gran pezzo da collezione, anche se non gradisco il fatto che il pennino sia abbastanza piccolo per la grandezza della penna. Poi, come tutti i giapponesi fanno queste penne che in genere loro usano sempre il converter, non usano il pistone. Non mi piace molto perché preferisco le penne che hanno un caricamento autonomo, però dall'altro lato c'è il fatto che se si rompe il pistone si può ricomprare, se si rompe, no, scusate, il pistone, il converter si può ricomprare, quindi questo è sicuramente un vantaggio per le penne giapponesi. Direi che con questo è tutto, se il video vi è piaciuto lasciatemi un commento, un like, come vi ho ricordato all'inizio iscrivetevi al canale, attivate la campanella e vi do un saluto e ci vediamo con il prossimo video. Ciao!